Bene amiche, bene amiche, bentornate nel mio canale. Un nostro avo può fermare e limitare la nostra riuscita nella nostra vita? Ebbene sì, lo può fare e ti spiego anche come e il perché. Nell'universo esistono delle bilance, chiamiamole così, tutto si regge attraverso delle bilance. Facciamo un'ipotesi, facciamo l'esempio che stiamo parlando di un tuo zio. Questo zio si è comportato in modo molto duro, molto aggressivo e con molta rabbia nei confronti del sociale, dei figli, della gente che lo circondava. Voi sapete che quando noi moriamo, come ho già descritto in altri video, tutto ciò che noi abbiamo commesso viene rivisto nuovamente e ci facciamo un autobilancio. Ma quello che rimane è un residuo che noi discendenti dobbiamo vincere. In sostanza, tutto ciò che è stato danno da parte di un nostro avo, parente vicino, nei confronti del sociale e di chi gli stava attorno, può diventare, per effetto di una bilancia, un limite per la realizzazione dei nostri obiettivi. Cioè, per raggiungere un obiettivo noi abbiamo bisogno di crediti. È come dire, se voglio creare una casa io ho bisogno di un mutuo, di contante. Ma se questo non c'è, la casa non si costruisce, il tuo obiettivo non si realizza, la tua vita di coppia, tua attività commerciale, via dicendo, avrà dei problemi. Con questo non ti fissare solo ed esclusivamente su una figura genitoriale, un avo o chi per loro. E soprattutto non ti fissare su quello che io sto dicendo, dove tu i tuoi limiti sono imposti da quello che è un atteggiamento che c'è stato per via ascendente. Perché tutto va preso in considerazione. Però analizziamo un attimo questo fatto. Si crea genealogicamente una sorta di debito nei confronti del sociale. Come dire, c'è un termostato e questo termostato del debito nei confronti del sociale, dove la gente ha sofferto, è molto alto. E non possiamo offendere il prossimo perché c'è un comando che è ama il prossimo tuo come te stesso. A quel punto noi, sentendoci inconsciamente in difetto perché c'è un legame genealogico che ci vincola l'un l'altro, c'è chi l'ha definito lealtà invisibile, giustamente, come Bert Hellinger, e non solo lui, e dice, beh, facciamo così. Quella rabbia che c'è stata, o meglio, la sofferenza che c'è stata, facciamola vivere anche dall'altra parte, ai discendenti. Con questo non vuol dire che tu vivrai gli stessi fatti, però sappiamo bene che tra noi molto spesso si dice non fare agli altri quello che non vorresti venga fatto a te, perché poi le cose tornano indietro. Ebbene, è una verità questa. Non torneranno nelle stesse modalità, ma sarà come un campo magnetico che ci impedisce la realizzazione di un obiettivo. Ma allora cosa fare di fronte a tutto questo? Cosa possiamo fare per cancellare questi limiti che il dolore altrui recato da un nostro avo ha generato e sta limitando i nostri obiettivi, la nostra realizzazione di vita di coppia o quant'altro? Prima di dirti questo, ti volevo far notare che il dolore che un avo reca ad un sociale piuttosto che alla vita della propria partner, ai propri figli e viceversa, insomma, può diventare per i discendenti un limite al diritto alla passione in generale. Questa è una delle leggi che si impara quando si studia il numero 15 in numerologia. Quindi c'è la rabbia, il controllo, moltissime altre cose, ma dall'altra faccia della medaglia c'è la passione. Dice, più rabbia c'era, più dolore recato c'è stato, meno passione i discendenti avranno. Quindi è come dire, faranno più difficoltà ad appassionarsi alle cose della vita, a vivere una relazione passionale. Ma sempre al numero 15 è associato moltissimo il denaro. E quindi una perdita di denaro o una perdita di capitali può derivare da un meccanismo malsano di questo genere. Arriviamo a cosa possiamo fare. Per centinaia e centinaia di anni c'è chi ha appoggiato la confessione. Cioè io dico ciò che ho recato di male agli altri e con un Padre Nostro, un'Ave Maria e qualcos'altro verrà cancellato. Ora, chi mi conosce sa che non sono molto distante dalla confessione. Io non mi definisco assolutamente cattolico, non seguo una particolare religione, ma cerco di prendere elementi che noto che a livello inconscio hanno dei risultati. Oltretutto quando sono stati portati avanti per centinaia di anni come una verità.
e quindi sono diventati a loro volta una verità assoluta, quasi. Una delle cose che ti chiedo e ti invito di fare quindi a questo punto è chiedere semplicemente il perdono. Tu anche puoi avere un'idea vaga di chi sia il soggetto, lo zio, la zia, il nonno, il risavolo, ma voglio dire, al di là di tutto, tu chiedi all'universo e al sociale, a chi per loro, che venga perdonato ogni gesto che si è compiuto nella genealogia che ha recato danno. Questa frase, strutturata magari un po' meglio da parte tua, è di una potenza incredibile, te lo dico perché ha riguardato moltissimo anche me. Riuscire a chiedere a una persona a cui tu hai recato del danno il perdono, dall'altra parte molto spesso c'è una sorta di pacificazione. Uno dice, ma sì dai, facciamola finita e concludiamo il tutto e ritorniamo come prima. Ok, la stessa cosa si può fare a livello di inconscio familiare. Quindi, proprio per tutelare di più i nostri discendenti, per esempio, e quindi anche la realizzazione di ogni nostra creazione, progetto aziendale, vita di coppia, tutto quello che vuoi, chiedi il perdono da parte di tutta la famiglia, a tutti coloro a cui è stato recato danno nella storia delle ultime 3-4 generazioni. Qui sotto i nuovi vostri commenti, nuove domande per nuovi video, approfondimenti, e qui sopra i miei videocorsi che potete scaricare al completo contando di dispense stampabili. Un abbraccio, al nuovo video da Fabio Nezzak. Punto perdono.